Quindi passiamo al dottor De Caro, che parlerà del velo della Veronica tra leggenda e realtà, studi scientifici. Allora, l'argomento quindi di cui vi parlerò è un po' particolare, perché mentre per la sindrome, come è stato detto dal precedente relatore, ci sono stati tanti studi, il velo della Veronica sembra essere legato più che altro a una tradizione religiosa e nient'altro. Diciamo, gli esperti di storia tendono a indicare che sia una via leggenda, una via tradizione medievale, più o meno nello stesso periodo in cui si diffuse la via devozione della Via Crucis, perché vi ricordo che la Veronica sarebbe una donna che durante la salita al Calvario di Gesù avrebbe asciugato il volto del Redentore con un velo, con un panno, e oltre a sudore e sangue si sarebbe formata l'immagine dell'intero volto, e quindi poi sarebbe rimasta conservata quella che secondo questa pia tradizione sarebbe una reliquia. Però molti studi dicono che effettivamente non è così, e vi piace una leggenda medievale. E in realtà esistono dei riferimenti precedenti al 1200 che fanno riferimento al velo della Veronica. Per esempio, questo è un testo che nella liturgia orientale: quando il Dio ha impresso il tuo volto su una sindrome e quando moristi al termine della tua vita e entrassi in un sindrome. Il primo riferimento evidentemente è quando era un volto impresso quando ancora il Redentore era vivo. Questo è un altro esempio di Giovanni, San Giovanni Damasceno, siamo all'inizio dell'VIII secolo. Colui che tutto sa e tutto può, prese un pezzo di stoffa, lo accostò al volto e impresse su di esso la propria immagine. E tutto questo è stato conservato fino a oggi. Quindi, chi scrive fa riferimento a una tradizione a lui antecedente e siamo nell'VIII secolo. Quindi, tracce effettivamente del velo della Veronica nei testi sono molto antichi. E dobbiamo anche ricordare che nell'VIII secolo fu un periodo di iconoclastico, cioè di distruzione delle immagini sacre volute da alcuni imperatori bizantini. Diciamo, era un pretesto per purificare il culto cristiano. E, diciamo, il secondo concilio di Nicea, messo alla fine dell'VIII secolo, stabilì e decretò invece la validità del culto delle sacre immagini e sull'esistenza proprio di questo volto santo, di questa quindi quella che secondo una questa tradizione antica si era una delle proprie reliquie, e a cui fa riferimento anche il testo precedente di Giovanni Damasceno, e anche su base teologica per quanto riguarda il fatto che essendosi Dio incarnato nell'uomo Gesù, no? Si è reso quindi visibile, se lui si è reso visibile e quindi anche rappresentabile. Anzi, lui stesso avrebbe lasciato un'immagine del suo volto, e questa era la tradizione che si tramandava dal passato. E allora, ci sono anche tracce nella liturgia. Per esempio, fino al 1500, nel breviario del rito ambrosiano, c'è la memoria di Santa Veronica, e il testo recitava, faceva riferimento a questa vera Veronica, discepola di Cristo, che mentre si conduceva al patio del Salvatore, accorrendo l'incontro e mirando la sua dorata in faccia, si levò il velo in testa e lo mosse. E se non che il Salvatore, che premiato dalla sua pietà, restituì il vino con impresso.
osservazioni di immagine. E questa effigie si sforzava sul Porto Santo o sulla della Veronica, e che si conserva religiosamente nella Basilica Vaticana in determinati giorni in risposta alla pubblica venerazione. Ci sono anche dei documenti storici, primi che attestano effettivamente in maniera sicura l'uso pubblico del velo della Veronica, risalgono all'inizio del 1200, quando veniva utilizzato nelle processioni, in particolare verso un ospedale che si trovava in questa località, con il quale il Papa veniva gli ammalati. E c'è una illustrazione di questo periodo dove c'è proprio il Papa Innocenzo III che ha nella mano destra il velo della Veronica con cui benediva gli ammalati. Questo è un ingrandimento, si vede il volto, diciamo, di un uomo vivo con gli occhi aperti, quindi direttamente correlabile a quello che era la tradizione della Veronica, che avrebbe asciugato il volto del Redentore durante la sua salita al Calvario. E se noi vediamo il velo della Veronica conservato oggi in Vaticano, è diciamo, molto scuro, è su una tavola di legno incorniciato da una lamina dorata e non si vede praticamente nulla, è qualcosa di molto differente da quello che effettivamente ci può far ricordare un velo da subito l'idea di qualcosa di semi-trasparente. E prima del 1527, per il momento in cui ci fu un sacco di Roma ad opera degli Anzichenecchi e furono trafugate diverse opere di valore, il velo della Veronica era invece custodito, conservato in un'antica di vetro con due vetri, fronte retro, e quindi lascia pensare a qualcosa che fosse semi-trasparente, un qualcosa quindi visibile sia davanti che dietro. E lasciamo, diciamo, non c'è tempo per approfondire come mai, e si pensa che quindi con questo sacco sia stato trafugato dalla sua cornice, che poi è stata trovata con i vetri rotti. Il perché poi si sia passato all'attuale velo della Veronica che viene conservato in Vaticano, diciamo, ci sono diversi studi, diversi saggi storici, non c'è tempo di approfondirlo, perché io vorrei invece parlarvi più degli studi scientifici che sono stati effettuati. Però è interessante, insomma, che effettivamente prima del 1527 effettivamente il velo della Veronica sembrava essere qualcosa di, diciamo, di semi-trasparente, in quanto la cornice in cui era conservato era di vetro, fronte retro. E anche ci sono delle tracce nella storia dell'arte, per esempio qui c'è questo quadro, questo particolare, un quadro dell'Irlandaio del 1505, è chiaramente visibile la rappresentazione del velo della Veronica come qualcosa di molto sottile, o quest'altro anche del 1400 circa. Sono poche tracce, però ci sono nella storia dell'arte queste raffigurazioni. A questo punto ci domandiamo, ma esiste un velo che noi possiamo associare a questa tradizione così, diciamo, forse medievale, forse più antica? E esiste questo velo che è così trasparente, i suoi fili sono spessi poco più di un decimo di millimetro, sono quasi visibili a occhio nudo, è come se fosse una sorta di zanzariera, lasciatemi passare il termine, e quando viene illuminato dal retro, in cornice diretta, è così sottile che non si vede nulla, però di nome c'è qualcosa a contrasto. In questo caso c'è una mano a contrasto, messa a contrasto, e fa vedere la parte dell'immagine della mano, e si intravedono, diciamo, gli occhi, una parte dei capelli, una parte del naso. E questo velo è costruito a manopello,
che è un santuario in provincia di Pescara. Ed effettivamente, come dicevo prima, è così sottile che praticamente se non viene illuminato in condizioni particolari è possibile anche non vedere nulla, non vedere l'immagine che si deve essere impresso. È stato studiato in passato da diversi autori, ormai sono forse più di 40 anni, almeno 40 anni che viene studiato. Pfeiffer, che è un esperto di arte cristiana, è stato il primo che ha associato il velo di Manopello al velo della Veronica. E c'è anche più presente Falcinelli, Roberto Falcinelli, che l'ha studiato. Poi c'è il saggio di Saverio Gaeta, che ne ha ricostruito la storia, e il professor Giulio Fano, che ha fatto delle misure, di cui adesso poi vi parlerò, e il professor Baraldi ha fatto misure di spettroscopia Raman, il professor Vittore, che sempre è di Bari, ha anche fatto analizzato questo velo. In realtà, pur essendo tutti studi molto importanti, sono rimasti non sono mai stati pubblicati su riviste scientifiche, sono rimaste o all'interno di saggi o di relazioni tecniche, qualche partecipazione a conferenze. I primi studi effettivamente su riviste scientifiche sono molto recenti e hanno visto la mia collaborazione con il professor Matriciani e il professor Fanti, che avete ascoltato poc'anzi nelle precedenti relazioni. Ebbene, la particolarità del velo di Manopello è quella che è così sottile che a seconda delle condizioni di illuminazione e della posizione relativa dell'osservatore rispetto alla sorgente, se si trova avanti o dietro il velo, non solo si vede un colore differente del volto, ma anche degli aspetti, diciamo, anatomici differenti, per esempio una bocca più aperta o la bocca socchiusa, quindi cambia di colore, cambia di aspetto il volto. E se teniamo presente che effettivamente il velo è così sottile, già questo semplice esempio ci fa capire quanto sia un velo proprio unicum nella storia dell'arte, questa rappresentazione del volto santo. E allora entriamo nel merito degli studi. La struttura così sottile del velo ha causato dei cedimenti strutturali che sono sicuramente non trascurabili. Questa parte dell'immagine è un ingrandimento di questa regione dell'occhio destro. I cedimenti sono, non trascurabili perché sono questo c'è il confronto di quanto si è spostato la trama a causa del cedimento strutturale, la trama del velo su cui è rappresentato il volto santo, per esempio in scala rispetto all'occhio, per far dire che certamente non è trascurabile, e questo ovviamente causa delle deformazioni del volto. E si può vedere se noi colleghiamo le pupille con un segmento rettilineo e facciamo anche lo stesso per l'asse bocca-naso, vediamo che non si tessicano ad angolo retto come dovrebbe essere, e questo è proprio a causa dei cedimenti strutturali, della esile struttura del velo su cui è rappresentato il punto santo. Ora, la cristallografia, io faccio parte dell'istituto di cristallografia, è una scienza che del CNR studia l'ordine, o meglio, sfrutta l'ordine con cui alcune volte le strutture sono presenti in natura per comprendere la struttura, ed è possibile applicarla anche allo studio delle opere d'arte, dove l'ordine in qualche maniera è nascosto. Qual è? È quello della tela, quella della trama periodica, dell'intrecciarsi dei fili di ordito e trama della tela sottostante su cui il quadro è stato rappresentato. E allora, applicando quindi tecniche cristallografiche, è possibile misurare la deformazione, e in questo caso lo vediamo con questi angoli, che è causata proprio dal cedimento strutturale, e compensare digitalmente, cioè correggere la deformazione, ottenendo una struttura, questo, attraverso un'operazione matematica che si chiama trasformata di Fourier, che rappresenta,
fornisce questi puntini più bianchi che non sono nient'altro che una rappresentazione in questo spazio particolare, uno spazio matematico, dell'ordine ristabilito attraverso appunto un'analisi, una procedura digitale. E in questa maniera è possibile quindi correggere delle distorsioni di immagini che si risolvono. Altro elemento che abbiamo approfondito è la composizione del velo. Sono state anche accennate prima le misure con la microscopia, con un polarizzatore, che permettono di far vedere che, cioè, con il quale, quando si vengono analizzate le fibre di lino, si vedono con i colori dell'arcobaleno cangianti, diciamo c'è il giallo verde, c'è il blu, il rosso e così via. E effettivamente l'analisi, queste sono misure realizzate dal professor Giulio Fatti, l'analisi di luce polarizzata su le fibre del velo di Manopello mostrano proprio questi colori, questo cambiamento di colori, e quindi stanno indirettamente a indicare che si tratta di fibre di lino. È stato importante questo risultato perché ci sono stati alcuni autori che hanno proposto che potesse trattarsi di fibre di bisso marino, che non è di origine vegetale e animale, però il bisso marino non ha questo cambiamento di colore quando viene vista in luce polarizzata, e quindi si può escludere, diciamo, con certezza che non si tratta di bisso marino. Inoltre, le misure sempre di microscopia mostrano che questo velo è traslucente, cioè fa vedere la luce quasi come se fosse trasparente, quando noi sappiamo che normalmente i tessuti, il lino, cotone e così via, sono opachi alla luce, non sono, diciamo, semi-trasparenti. E in realtà effettivamente le fibre di questo lino sono state cementate da una sostanza che ha un indice di rifrazione molto simile a quello del lino, e così lo ha reso traslucente. E quindi, diciamo, con queste proprietà ottiche particolari che permettono di vedere al di là, quando la luce viene diciamo, sta alle spalle del velo, quindi di attraversarlo. Una possibile sostanza che ha la stessa composizione chimica del lino, cioè praticamente cellulosa, il termine inglese, ma non viene il termine italiano, è l'amido, sì, perché è l'amido, e effettivamente qual è la cosa importante da dire? Che le tele dei pittori normalmente presentano cere o altre sostanze con cui i fili vengono, diciamo, la superficie della tela viene preparata, e quindi è possibile poi sopra riportare i pigmenti, i colori. Nel caso del velo di Manopello troviamo qualcosa che è più compatibile con l'amido, e che ci ricorda invece più un qualcosa legato a un indumento femminile, un velo, diciamo il lino inamidato, e viene inamidato proprio perché per mantenere, diciamo, per non stropicciarsi, per mantenere meglio le pieghe e così via. Già ai tempi degli antichi egizi effettivamente il lino veniva inamidato, e quindi questa cosa si correla sorprendentemente bene con quella che potrebbe essere questa antica tradizione del velo della Veronica. E poi il colore giallognolo è tipico del fatto che il lino è un lino molto antico, si è ingiallito col passare dei secoli. Bene, allora, misure di spettrofotometria su queste fibre hanno permesso di capire come assorbire le varie componenti cromatiche della luce, e quindi è possibile sottrarre al colore che si vede quando il lino viene illuminato con luce particolarmente radente, e quindi presenta dei colori molto accesi come quello visibile in questa immagine, è possibile sottrarre il contributo dovuto al colore dei fili,
E quando, grazie a queste misure, e quando lo si fa, si ottiene questo risultato che è un volto dal colore molto più naturale, un colore carne naturale. E, diciamo che anche questo è un aspetto interessante. Quindi in origine chi ha rappresentato il Ponto Santo di Manopello e l'ho rappresentato con questa immagine con un colore carne molto più naturale di quello che oggi è visibile, a causa del fatto che il lino su questo è rappresentato non è bianco, ma è ingiallito. E abbiamo studiato anche quello che si chiama lo spettro di potenza. Si fa sempre attraverso questa operazione matematica trasformata in Fourier. E la cosa interessante è che lo spettro di potenza dei tratti dei volti ha un andamento peculiare, tipico in matematica, che in matematica è definito di tipo fractale, e cioè c'è un parametro che è possibile individuare, che caratterizza lo spettro di potenza, e che ha una pendenza con un valore di questo parametro di circa -2, e questo è vero per tutti i ritratti di volti umani. E nel caso del volto visibile sul velo di Manopello, invece di trovare un valore vicino a -2, come nel caso di questo quadro di Leonardo da Vinci, che ho portato qui come esempio, ma questo è vero per tutti i quadri, abbiamo un valore di -3, quasi -5, -3.49. Beh, la cosa interessante riguardo qual è? Che, come dicevo prima, i quadri di volti hanno un valore, una statistica su tante opere d'arte ci dice che effettivamente questo parametro è sempre intorno al valore -2. Invece, nel caso delle fotografie di volti umani, lo spettro di potenza ha il valore di questo parametro che si aggira intorno a -3.5. E quindi, con questa analisi matematica, è possibile distinguere una fotografia di un volto umano da un quadro, da un ritratto. E la cosa singolare, che lascia un po' sorpresi, è che l'immagine visibile in trasmissione restaurata del visibile sul velo di Manopello si correla bene con le fotografie dei volti umani, ma non con i ritratti dei volti umani, perché ha questo valore di questo parametro che è intorno a -3.5. E poi abbiamo fatto un confronto con la sindrome di Torino, col volto visibile sulla sindrome di Torino. Come è stato già spiegato, la fotografia del positivo mostra i contrasti che il nostro cervello riesce a interpretare correttamente di chiaroscuri per quanto riguarda un volto che è direttamente interpretabile nel nostro cervello, quindi con le zone più in alto, più luminose e più scure, quindi più in basso. E il risultato di quest'altro studio, anche questo è stato pubblicato su questa rivista Heritage. Bene, e allora, vista agli ultravioletti, il volto della sindrome di Torino è corretto da quelli che sono degli artefatti del fondo, come per esempio si vede bene in questa immagine, questa striscia un po' più scura che c'è su questa banda un po' più scura. E una volta che effettivamente le immagini del nome della serie sono viste con radiazioni con lunghezza d'onda differente e corrette degli effetti dovuti, degli artefatti dovuti, quindi a un fondo non omogeneo, mostrano un volto che è molto meno allungato e più arrotondato rispetto a quello che a primo acchito uno potrebbe dire guardando direttamente l'immagine positiva, dove il volto sembra essere molto meno arrotondato. E allora abbiamo fatto il confronto delle proporzioni tra il volto effettivamente visibile sulla sigla di Torino, dove che si correggono questi artefatti dovuti al fondo non uniforme, con il volto santo di Manopello restaurato digitalmente, e abbiamo visto che le proporzioni effettivamente
coincidono. Se invece volessimo fare un confronto direttamente con quello che è visibile sul positivo, avremo, come mostra questa freccia bianca, una larghezza del volto molto più ridotta. Quindi se per esempio dovessimo ipotizzare, come è successo per le monete, che nel passato qualcuno ha realizzato il volto santo di Manopello, guardando la sindone di Torino, guardando ciò che all'epoca era visibile, cioè solo il positivo, lo avrebbe rappresentato sicuramente con un volto molto più asciutto, molto più arrotondato. E invece così non è. Inoltre, sempre con le tecniche stilografiche, è possibile, con una tecnica che è chiamata sintesi di Fourier, è possibile trasferire il contenuto tridimensionale che c'è nella sindone di Torino nell'immagine del volto santo di Manopello combinato con la sindone di Torino, e questo è il risultato. E qui a destra si mostra il contenuto tridimensionale, dove diversi colori ci descrivono il livello di profondità dell'immagine. La zona più chiara effettivamente corrisponde al naso, e poi man mano che andiamo verso il bordo del volto arriviamo alle zone più scure. E allora a questo punto, diciamo, dopo aver fatto questi confronti, ci siamo chiesti, va bene, allora vediamo di verificare se effettivamente il pelo di Manopello possa essere, fino a che punto può essere messo in relazione con il pelo della Veronica. Questo è il risultato di un altro lavoro che non è stato ancora pubblicato. E allora, queste sono delle immagini con microscopio della regione dell'occhio destro del volto santo di Manopello, una regione limitrofa fra l'iride e la zona della sclera bianca. E vediamo che effettivamente si nota bene quanto spazio ci sia vuoto fra un filo e l'altro. In questa immagine non sembrano essere visibili i pigmenti, tutte queste palline che si vedono, proprio perché captano anche tra le fibre, dove non ci dovrebbe essere nulla. Si tratta quasi certamente di sporco, di polvere, che per, diciamo, elettrostaticamente sta attaccata ai vetri, perché vi ricordo che attualmente il velo di Manopello è chiuso, diciamo, tramite una teca formata da due vetri. Vedendolo invece in riflessione, nella zona più dell'iride, si vedono dei puntini, no? Questi puntini un pochino più piccoli, che potrebbero essere compatibili effettivamente con dei pigmenti. E visto in trasmissione, la cosa interessante è che questi pigmenti, quando si trovano su un porto di fili, come in questo caso, quindi quando non hanno il colore influenzato dal fatto che la luce attraversando il filo poi si colora del colore del filo, hanno questo colore che va verso il blu. Allora, quindi sembrerebbe effettivamente essere presente nella regione dell'iride dei pigmenti di colore blu, non solo dappertutto visibili, perché ripeto, il colore dei fili altera poi, siccome ha un colore proprio, infine non è perfettamente trasparente, altera il colore di tutto ciò che si vede, ma quelli che sono sul bordo mostrano il loro vero colore, perché sono la luce attraversa solo il pigmento. E la cosa interessante è poi in correlazione ciò che è emerso dalla restauro digitale del volto santo visibile sul velo di Manopello con alcuni testi antichi della descrizione del volto di Cristo. Questa, per esempio, è una lettera di Lentulo, che si tratta in realtà di un apocrifo, perché Lentulo, secondo l'autore, avrebbe scritto a Tiberio, quindi la lettera vorrebbe addirittura farsi risalire al primo secolo. In realtà si sa benissimo che non è di quell'epoca, e probabilmente l'autore ha in qualche maniera fittiziamente retrodatato l'inizio, diciamo, storico di questa lettera, l'origine storica di questa lettera, per dare l'importanza alla descrizione che fa. E se vediamo la descrizione che fa, troviamo molte correlazioni con quello che è visibile sul volto santo di Manopello dopo il restauro digitale: i capelli che sono, diciamo, increspati e ricci, il colore, diciamo, si fa riferimento alle luci di Sorrento molto mature, quindi questo colore
rossiccio, la barba biforcuta, eccetera, torna tutto tranne il colore degli occhi, perché si parla di colore degli occhi che sono azzurri. Però effettivamente invece il colore degli occhi del volto santo in europeo sono castani, però noi abbiamo trovato che siano completamente azzurri. E allora cosa nasce da questo? E che quindi sembrerebbero andare nella direzione di questa descrizione. Come ho detto prima, si tratta di un testo apocrifo, retrodatato fittiziamente dall'autore per dare importanza a questa descrizione. Ed è strano che effettivamente tutto torna tranne, se vogliamo, uno dei particolari più importanti, che è proprio il colore degli occhi. Come apparirebbe effettivamente il volto santo se il colore degli occhi fosse quello che emerge dall'analisi al microscopio di questi pigmenti? Apparirebbe così. Bene, e che quindi troveremo quindi una maggiore correlazione, una perfetta correlazione con questi, diciamo, con la descrizione che troviamo nella lettera di Lentulo. Bene, e allora dovremmo fargli riposo a questo punto che il colore degli occhi è stato modificato. Ma se è stato modificato, perché sarebbe venuto ciò? Perché sarebbe stato fatto questa modifica? Se in origine era azzurro, perché qualcuno poi avrebbe dovuto ricolorare il castano? Bene, questo è ciò che è visibile oggi, come oggi, sul velo di Maropello, quando si illumina con luce particolarmente radente, a questi colori molto accesi. Il restauro digitale ci dà questa immagine degli occhi. Se ricoloriamo l'iride secondo ciò che è visibile dai pigmenti visti al microscopio nella zona dell'iride, questo dovrebbe essere stato il colore originale degli occhi. Però il lino, abbiamo detto, che si ingiallisce nel tempo. L'ingiallimento del lino avrebbe causato, come dire, questa trasformazione del colore visibile, in particolare quando il velo è illuminato con luce particolarmente radente. Come vedete, a causa dell'ingiallimento del lino nel corso dei secoli, il colore degli occhi sarebbe stato fortemente alterato, un verdastro che non è naturale. E allora è possibile ipotizzare che a causa dell'ingiallimento del lino, a un certo punto, si sia deciso per poter usare pubblicamente il velo di ridistinguere gli occhi di colore castano, probabilmente perché si era persa memoria di come fossero in origine i colori degli occhi. E quando ci sarebbe stato questo ritocco il colore degli occhi? Abbiamo già detto che all'inizio del 1200 sicuramente ci sono dei testi che ci confermano che era utilizzato pubblicamente nelle processioni. E allora è possibile ipotizzare che proprio perché veniva utilizzato nelle processioni, prima di utilizzarlo abbiano ritoccato il colore degli occhi. A questo punto ci dobbiamo domandare quanto tempo ci mette il lino per ingiallirsi, quindi per causare questa alterazione che abbiamo visto. Se, diciamo, facendo questi calcoli, è possibile verificare che in circa 10 secoli, circa 1000 anni, il lino raggiunge quasi il 90% del massimo grado di ingiallimento. E quindi, se erano passati, ci sono voluti 1000 anni per ingiallirsi, quindi per l'alterazione del colore dell'iride, tanto secondo quello che non si può, da indurre a ritoccare il colore, se effettivamente era diciamo nel 1200 era già, come dire, era utilizzato in processione ed era quindi sicuramente stato ritoccato per non far vedere il colore verdastro degli occhi, se sopravviviamo a 1200-1000 anni, e allora vuol dire che il lino, il volto santo di, diciamo, di Maropello, potrebbe addirittura essere compatibile con l'epoca romana, quindi essere molto antico, così come la tradizione di Damasceno prima citata sembra indicare. E quindi potrebbe effettivamente essere addirittura di risalire all'epoca romana. E quindi potrebbe effettivamente essere il velo della Veronica, che, diciamo, non sarebbe semplicemente una pia leggenda medievale, ma risalire veramente a una tradizione più antica, come suggerito per prima da questo storico dell'arte cristiana Fafra. E allora, l'ultimo paio di minuti mi dovete consentire, visto che abbiamo iniziato con Maria Valtorta, concludiamo con Maria Valtorta con un paio di diapositive
ma il velo di Manubello coincide con quello che viene descritto nella Pantofola. Bene, vi porto su questo passo dove descrive Maria Valtorta ciò che vede, dice pare muoversi nella bocca e negli occhi. E questo è un passo di una beata Giuliana di Norwich, che dopo pellegrinaggio a Roma, dopo aver visto siamo qua nel XIV secolo, quindi prima del sacco dei Danzichenecchi, quando diciamo il velo della Veronica effettivamente era quello semitrasparente, e lo descrive come effettivamente che muta di colore e di aspetto. Vi ho già detto che a seconda dell'illuminazione è possibile vedere volti un po' differenti sul velo, con la bocca socchiusa oppure con la bocca aperta. E quindi questa cosa tornerebbe con quello che dice Maria Valtorta. Allo stesso tempo uno potrebbe dire però magari Maria Valtorta conosceva il velo di Manubello, quindi l'avrà visto, quindi sapeva che era così. Però allo stesso tempo nella sua descrizione degli avvenimenti della vita di Gesù narrati nell'opera principale lo descrive come il lino finissimo quadrato e di dimensioni paragonabili praticamente a un metro circa. E però le attuali dimensioni del velo di Manubello non sono certo di un metro e sono molto, la forma non è quadrata ma è rettangolare, sono 17 cm circa per 24, e quindi non ci troviamo. Come mai Maria Valtorta si è visto il velo di Manubello così come oggi lo descrive di forma quadrata? Questa cosa non torna, però in effetti una relazione costruita nel santuario di Manubello, scritta nel 1618, descrive come era in origine il velo, e l'immagine dice era nel mezzo di un velo quadrato tutto trasparente per la rarità della tessitura, grande circa 4 palmi. Un palmo napoletano era 26,5 cm, quindi per 4 fa circa un metro, e siccome era tutto lacerato e stracciato ai lati, un certo padre Clemente, pigliate le forbici, lo ritagliò e l'ha riportata alla forma attuale. Quindi Maria Valtorta sta descrivendo il velo di Manubello come era in origine, ma questa relazione nel 1600 è stata tirata fuori dagli studi recenti dal 1980-90 in poi. Ai tempi di Maria Valtorta nessuno sapeva che il velo di Manubello in origine era di forma quadrata di circa un metro di dimensioni, quindi ci dovremmo domandare come faceva a sapere questo. Poi, ancora il colore degli occhi, se lei fosse stata influenzata da ciò che aveva visto nel velo di Manubello, le avrebbe descritti con gli occhi di Gesù castani, e invece li descrive come due zaffiri scuri, quindi c'è un blu intenso, no? E poi i capelli rossolani. Effettivamente abbiamo visto questa analisi microscopica che sembra indicare che è possibile che in origine il colore originario del volto santo rappresentato, visibile sul velo di Manubello, quello della Veronica, e fosse come dovesse essere effettivamente sul velo. Anche qui troviamo una correlazione con quello che gli studi scientifici ci dicono e non quello che è direttamente visibile sul velo di Manubello oggi custodito nel santuario. E anche il fatto stesso di andare a confrontare il velo della Veronica con la sindone è una cosa che ritroviamo nell'opera di Maria Valtorta. Certo, negli anni 80-90 è stato fatto questo confronto, ma lei l'ha scritto 50 anni prima, no, 40 anni prima circa, e quindi ancora una volta, se vogliamo, è stata, diciamo, ha anticipato tutti sui tempi, su quello che si poteva fare per comprendere qualcosa di più approfondito sulla storia, diciamo, se non altro nell'iconografia del volto di Cristo. E sappiamo che il confronto con la sindone ha portato effettivamente a delle sorprendenti corrispondenze, quelle che vi dicevo prima con i studi precedenti. E allora, e concludo, sicuramente andrebbero condotte altre analisi sul velo di Manubello, se non altro per capire come è possibile che su una struttura così sottile, così esile, tanto da essere trasparente, a seconda di come la si illumina, vabbè, si vede diverso colore, e quello è normale perché le fibre di lino sono colorate, però si vedono diverse espressioni del volto, la bocca più aperta, la bocca più chiusa, e questa è una cosa veramente sorprendente. Come mai è possibile questo? Nessuno effettivamente l'ha spiegato.
qual è il fenomeno ottico che permette, diciamo, questo comportamento insolito del velo di Manopello nel far vedere il volto su di esso, diciamo, visibile. E, diciamo, e questo sicuramente è un lavoro che speriamo di poter continuare a fare per poter ancora di più chiarire la straordinarietà, in questo caso, di questa reliquia, non sappiamo, icona, che ci viene da un lontano passato, che è il velo di Manopello. Grazie per la vostra attenzione.